Secondo il terapeuta Alasdair MacDonald, nel Regno Unito la terapia cognitivo-comportamentale è stata tolta in alcuni contesti come requisito fondamentale per accedere alla sanità pubblica, in parte per via dei suoi scarsi risultati, circa il 50% rispetto a una media generale di efficacia della psicoterapia che è tra il 60 e il 70%. In Svezia, invece, il governo che aveva prima investito sulla CBT come terapia d'elezione per il sistema sanitario nazionale ha recentemente disinvestito per iniziare a investire nella terapia breve centrata sulla soluzione. Ancora nel 2008, uno studio di Kuipers e colleghi ha dimostrato che il tasso di dropout nella CBT per i pazienti depressi è piuttosto alto e la ormai famosa ricerca di Johnson e colleghi di pochi anni fa, 2015, ha invece dimostrato che uno dei cavalli di battaglia della CBT, che è appunto la depressione, ha un tasso di efficacia che è andato addirittura scendendo nel corso degli ultimi 40 anni. Insomma, che succede al golden standard delle psicoterapie, la cognitivo-comportamentale? Gli dobbiamo dire addio? Dobbiamo buttare tutto all'ortica? Caos, anarchia? Allora, le cose non sono così lineari come potrebbe sembrare, specialmente ai detrattori. Tenete in considerazione che già la ben amata figlia di Sigmund Freud, Anna Freud, disse diverso tempo fa che tutte le psicoterapie si devono adattare al passare del tempo. Questo poi nella CBT è una cosa che in realtà c'è già, se ci pensi siamo alla terza generazione o terza onda, che ti fa pensare che negli ultimi 50 anni la CBT è stata già capace di cercare dei modi per adattarsi, per evolversi, per far sì che fosse al passo. Il punto più che altro è che adesso ci troviamo in un momento in cui, in un momento storico, in cui ci sono dei cambiamenti che stanno attraversando tutte le psicoterapie. Specialmente quelle più tradizionali, e la terapia cognitivo-comportamentale, essendo la più in vista, non ne è esente. In che senso? Nel senso che, per esempio, si sta andando verso una maggiore integrazione. Pensa che recentemente Steven Hoffman, cognitivista, e Steven Hayes, contestualista e ideatore dell'ACT, hanno iniziato a creare dei ponti insieme, a fare dei dialoghi insieme, anche degli articoli insieme, creando per l'appunto dei collegamenti laddove invece già solo una decina d'anni fa c'erano dei muri. E i due, per esempio, già un annetto e mezzo fa hanno detto una cosa interessante, che bisogna ripensare la filosofia sottostante la CBT, mentre la metodologia era quello su cui ci si era concentrati negli ultimi tempi. Quindi bisogna ripensare il ground, le basi, per esempio, addirittura dando meno enfasi ai protocolli, cosa che è boom per la CBT, che è molto protocollare. E hanno detto anche una cosa molto importante, che la CBT non è esente da una cosa che appunto succede a tante psicoterapie, forse tutte le psicoterapie contemporanee, che è l'influenza da tanti altri approcci tradizionali, psicodinamici, umanistici, esistenzialisti, eccetera. Tanto che si sta passando dalla evidence-based therapy alla process-based therapy. Questo di certo ci dice alcune cose importanti. Una è che la CBT, per quanto sia il golden standard, non è immortale. E tanto che riceve sempre più continui attacchi al suo status. Basta pensare ai lavori di Wompold degli ultimi anni che hanno messo fortemente in discussione tanti dei risultati che sembrava aver ottenuto. Inoltre, appunto, rispetto a quello che ho detto poco fa, anche all'interno della CBT si sta passando, come in tante altre forme di psicoterapie, da un'ideologia modellocentrica, dove cioè la terapia si segue quella e quella è il verbo fatta carne, a un qualcosa di più integrato, una forma di psicoterapia più integrata che tenga in considerazione la complessità delle persone e del periodo che stiamo vivendo. Questo è uno dei motivi per cui nella nostra scuola di specializzazione noi insegniamo un approccio multiteorico, cioè dove insegniamo appunto diversi modelli, in modo che il terapeuta sappia spostarsi da uno all'altro a seconda della persona, del problema o addirittura della situazione specifica che si trova davanti. E le terapie brevi, appunto,
Che cosa c'entrano con questo? C'entra nel momento in cui, quando la CBT viene messa in discussione, quando la sua efficacia anche viene messa in discussione e sembra essere sempre meno questa grande psicoterapia superiore a tutte le altre, bisognerà puntare su altro, probabilmente sull'efficienza, sul fatto di essere più brevi e di poter dare risposte più rapide alle persone. Ecco, se ci perderemo questo punto, allora sì che ci sarà da dire addio a qualcuno.